Buongiorno, mi chiamo Pere Comassimiliano, sono titolare dell'azienda agricola Torre Memoriola. Questo in cui ci troviamo è uno dei 5 appezzamenti in cui abbiamo piantato lavanda, uno dei 3 attualmente in produzione. Questa per esempio è una piantagione fatta lavanda angustifoglia, mentre gli altri 2 in produzione sono lavanda intermedia, e abbiamo cominciato nella giornata di oggi la raccolta a mano della lavanda. Come potete vedere, alcune file sono raccolte mentre il resto del campo è ancora in fiore. Tutti quanti gli steli distillati verranno distillati da noi, perché noi lavoriamo in filiera corta e otteniamo un prodotto a chilometro zero, perché abbiamo il nostro distillatore in corrente di vapore e un laboratorio in cui separiamo l'olio e lo raffiniamo per la vendita diretta. Questa, che è sempre lavanda angustifoglia, è una lavanda che appunto dobbiamo raccogliere quando è arrivato il periodo finale della fioritura, perché vuol dire che la concentrazione dell'olio è maggiore e rimarrà stabile. Quest'anno tra l'altro la fioritura è anticipata. L'olio che vedete in questo imbuto separatore è quello che è stato ottenuto questa mattina dalla distillazione di 47 kg di steli fioriti. Non è ancora stato separato del tutto, però possiamo dire che indicativamente qua ci saranno un 350 ml di olio, perché la resa della lavanda angustifoglia è lo 0,8%. E questo vi spiega poi perché l'olio ha un determinato costo, perché comunque ha delle spese di produzione altissime su delle rese molto basse. Questo qua per esempio è l'olio distillato l'anno scorso, inflaconato in flaconi da 10 ml, pronto per la vendita diretta con tutti quanti i modi d'uso che noi diamo ovviamente al cliente finale. È un olio che ha potuto riposare per un anno, perché l'olio appena distillato non è pronto per il consumo diretto, e ha in questo caso, essendo lavanda angustifoglia, proprietà usate e utili in farmacopea. E rispetto all'olio di lavanda intermedia, che è per esempio più indicato per massaggi decontratturanti, avendo una percentuale più alta di canfora, quest'olio non contiene canfora, o meglio, ne contiene soltanto delle tracce, per cui si può dire che ogni olio di lavanda ha un utilizzo specifico. Quello che vedete inquadrato in questo momento è l'esausto di lavorazione dell'ultima distillata. In origine erano 47 kg di steli fioriti, in questo momento sono soltanto dell'erba cotta. Quello che vedete invece qui è il nostro distillatore in corrente di vapore, il primo di 3, poi ci sarà una batteria fatta da 3 distillatori. In questo momento è caricato con 43 kg di steli fioriti. È un prodotto dell'Albrigi, è in acciaio inox, funziona fondamentalmente come una grande caffettiera, per cui viene riempito di acqua da qui fino a questo livello, sopra viene posta una griglia, dopodiché viene riempito completamente di steli fioriti. Gli steli devono essere caricati in maniera molto precisa, perché il vapore non deve avere canali preferenziali per passare, perché già la resa della lavanda è molto bassa, lo 0,8 come abbiamo visto prima. Se poi carichiamo male il distillatore, semplicemente il vapore passa, non riesce a portare con sé nelle varie condotte tutto quanto l'olio contenuto negli steli, per cui state soltanto scaldando dell'erba, bruciando del metano, ma non state distillando nulla. Il distillatore, una volta acceso, ci mette circa un'ora per cominciare a distillare. Il vapore sale da questa condotta, arriva nel tratto finale del circuito di raffreddamento, dove viene condensato, dopodiché cade all'interno della buretta. Questa è una buretta separatrice, è un cilindro di vetro con all'interno un altro cilindro di vetro. Nel cilindro esterno passa l'acqua di raffreddamento che arriva da questa condotta, nel cilindro interno viene raccolto il condensato. Il condensato passa da questo filtro in acciaio, cade nel vaso fiorentino, e per un principio scoperto dai romani, che è appunto il principio dei vasi comunicanti, inizia una separazione, per cui l'olio galleggiando sopra l'acqua vedrà l'acqua salire questa condotta, essere rilasciata in questa tanica, mentre l'olio verrà rilasciato da questa parte. Dopo circa 3 ore, 3 ore e mezza, la distillazione è finita, spegnete il pentolone e portate l'olio in laboratorio e svuotate il distillatore dagli steli che avevate caricato.
Oltre alla lavanda, l'azienda agricola Torre Memoriola produce lo zafferano, che viene venduto puro in stigmi, in vasetti di vetro. Lo zafferano è una delle due produzioni appunto dell'azienda, serve a diversificare la produzione, è sostenibile per noi perché ha tempi di lavorazione e maturazioni diversi dalla lavanda, quindi quando la lavanda è a riposo lavoriamo sullo zafferano e viceversa. L'azienda attualmente ha in produzione circa 1000 metri quadri di zafferano, che è la nostra superficie massima, perché quando è in fioritura non riusciamo, essendo soltanto in tre persone, a raccogliere tutti i fiori della giornata, appunto nella giornata in corso, per poi lavorarli. Siccome il fiore dello zafferano è molto delicato, va lavorato in giornata, quindi è inutile andare a piantumare superfici di zafferano che non si possono gestire. Oltretutto lo zafferano, il bulbo, ha un costo molto elevato, nel senso che ogni bulbo per fare un impianto costa circa 20-25 centesimi l'uno, e per fare un impianto si va mediamente a ordini di multipli di 10.000 bulbi. Questo zafferano qua è quello dell'anno scorso, viene essiccato nel nostro laboratorio. Il grado di essiccazione ovviamente è controllato, perché se è troppo umido fermenterebbe, quindi andrebbe a male, se è troppo secco diventerebbe fieno e non potrebbe rilasciare le sue proprietà organolettiche quando si va in cottura. Vendiamo tre formati, questo qua per esempio è il formato da un grammo, che è sufficiente per fare il risotto per 15-20 persone. Vi aspettiamo qui in azienda da noi, siamo aperti tutti quanti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18, la domenica dalle 14.30 alle 18. Non facciamo pagare ingressi, potete venire a visitare la nostra azienda e i campi di lavanda quando volete, non serve prenotare e a breve avremo anche delle aree picnic nel caso vorreste mangiare qui nel nostro bosco che è recintato. E senza ovviamente spese aggiuntive. Possiamo farvi degustare i nostri oli, farvi sentire le differenze tra i vari oli che produciamo e farvi vedere tutti quanta la nostra gamma di prodotti.